Siamo con il consigliere comunale di Parma Unita, Roberto Ghiretti. Roberto Ghiretti, è una settimana consigliare piuttosto ferma, ma agitata da polemiche che riguardano soprattutto l'altra consigliera comunale, una sua collega che è la signora Guarnieri. L'impressione della polemica che l'ha colpita è che vogliano intimidire particolarmente, in una maniera particolarmente feroce, le voci di dissenso. Sì, volevo intanto portare il mio personale rispetto alla consigliera Guarnieri, solidarietà, perché obiettivamente mi sembra un attacco veramente che sa di manganello. Cioè, si vuole di fatto tacitare l'opposizione cercando di inchiodarla su qualsiasi responsabilità del passato, ma in generale mi sembra che non si voglia un dissenso. Ecco, a Parma tutto deve essere considerato dai cittadini, dai membri dell'opposizione, da chiunque, dalle associazioni, qualche cosa di un'isola felice. Isola felice non è, e che ci siano legittime critiche fa parte di un percorso di opinioni legittimamente dissenzienti che oggi è indispensabile se si vuole un confronto democraticamente dialettico, altrimenti c'è un consenso bulgaro che non credo che sia quello che il Movimento 5 Stelle vuole. Se così fosse, anche a livello nazionale, sinceramente ci sarebbe da preoccuparsi, che ogni volta che un membro della minoranza apra bocca venga tacitato in qualsiasi modo possibile, a parte che è una strategia di breve termine perché potrà durare ancora poco. In seconda battuta mi sembra indicativo sul grado dell'apprezzamento del dissenso che questa maggioranza oggi vuole. In realtà l'impressione è che il dissenso ha cominciato a diventare particolarmente fastidioso nel momento in cui talune scelte dell'amministrazione sono andate a sfociare nella morale, nell'etica, che era un po' il loro punto forte. Cioè, hanno cominciato a distribuire un incarico da 100.000 euro a Raffaele Rossi, che doveva essere un consulente gratuito, hanno dato la vicepresidenza di Irene S.p.A. al signor Bagnacani, che è in palese conflitto di interessi rispetto a quel regolamento che loro hanno imposto. No, mi sembra che non siano gli unici. Vogliamo parlare di altri ingegneri, di altri consulenti che devono essere gratuiti, che poi o sono scomparsi o sono stati ben presto contrattualizzati. Allora, il problema è uno solo: se ci diamo un regolamento e se lo votiamo, questo va rispettato, non c'è una doppia morale, non c'è un doppio percorso per cui da una parte c'è sempre il fango e dall'altra c'è sempre la luce celeste. C'è un regolamento, abbiamo il dovere di rispettarlo. Queste nomine non rispettano nulla, né il regolamento, né principi di etica, né soprattutto poi le rispettano ancora meno le giustificazioni adottate. Allora, mi sembra che sia una morale doppia, sia un modo di fare in cui si cerchi la pulce degli altri e si lasci passare i treni propri, e che anche questo mi induce a pensare, ma questo è il modo di governo? Non basta avere una città congelata, fredda, in cui l'economia è ferma, anche perché nessuna iniziativa viene presa? Non serviva forse riuscire a spalmare meglio questo debito benedetto, maledetto, più maledetto direi, che no, fermare tutto? E in questo fermare tutto perché si trova il modo di fare contenti gli amici in violazione alle regole? E poi sentirsi dire un sindaco con la solita sua arroganza, sentirci dire da lui che invece è tutto perfetto e tutto regolare. Io credo che ci sia molto da riflettere, perché così, ripeto, ci sono tutti gli elementi per pensare molto male. E con questo chiudiamo il nostro giro di interviste sull'argomento, ringraziamo Roberto Ghiretti, perché altrimenti sembra un'istanza comunista piuttosto che del PD, piuttosto che di altra politica. Un'istanza del buonsenso, io credo che ci voglia del buonsenso, ci voglia dell'etica, non solo nel non rubare, ma anche nel rispettare le regole che ci si dà. Non c'è, queste regole si possono rispettare, queste no, perché a me piace non rispettarle, lo dicono diversi media. Lo dicono gli stessi membri del CGR, per cui non si capisce, ma soprattutto non vengono date giustificazioni che non sia è bravo, oppure la seconda è ma tanto dura poco. Ti ringraziamo Roberto.